Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla cerimonia di consegna dei diplomi del dottorato di ricerca del 28esimo e 29esimo ciclo all'Università degli Studi dell'Insubria. È un momento molto importante, per questo Ateneo, per voi che riceverete il diploma, perché avete terminato un ciclo di studi, il terzo livello, che è quello, diciamo, più significativo da un punto di vista di un Ateneo. Un Ateneo che ha tra le sue missioni ovviamente la didattica e la ricerca. Il dottorato di ricerca è giusto appunto il momento in cui si fondono pienamente queste due missioni dell'università. La didattica, insegnare, e in questo caso insegnare a fare ricerca, prepararvi a essere coloro che faranno progredire la scienza un domani. Questo Ateneo crede profondamente nell'importanza della ricerca e di far crescere la società attraverso la ricerca scientifica. La dimostrazione dei fatti. Negli ultimi anni abbiamo aumentato in modo molto significativo gli investimenti sul dottorato di ricerca. Nel passato questo Ateneo, come tanti altri Atenei in Italia, aveva tanti dottorati molto piccoli. Su impulso, diciamo, di una riforma nazionale del dottorato di ricerca, abbiamo dovuto ripensare il nostro modello, ripensare quali e quanti dottorati eravamo in grado di supportare, e quando l'abbiamo fatto abbiamo deciso anche di aumentare le risorse da investire. Le risorse che servono innanzitutto per le borse di studio dei dottorandi, ma non solo, servono anche per dare ai dottorandi un minimo di dotazione che possono utilizzare per fare ricerca e comunque aumentare le risorse a disposizione dei dipartimenti per le loro attività di ricerca. Questo ha portato nel giro di pochi anni a quasi raddoppiare le risorse che investiamo nel programma di dottorato di ricerca, che ormai superano queste risorse i 3 milioni di euro abbondantemente. E c'è un impegno a continuare a investire e aumentare gli investimenti man mano che riusciamo a avere tutti gli elementi che ci consentono di crescere ulteriormente. Sottolineo questo fatto perché per un Ateneo quale l'Università degli Studi dell'Insubria, che è un Ateneo dimensionalmente medio-piccolo, siamo proprio a cavallo tra il piccolo e il medio, la soglia è 10.000 studenti, l'abbiamo superato quest'anno, abbiamo superato e siamo tornati ad avere più di 10.000 studenti, cosa che non capitava da tanti anni. Ebbene, la volontà è quella di aumentare questi investimenti che sono già molto significativi rispetto alla nostra dimensione. Noi arriviamo a finanziare attualmente 55 borse di dottorato ogni anno, quindi 55 nuovi dottorandi che hanno una borsa, hanno la possibilità di studiare per un triennio e sviluppare la loro attitudine alla ricerca. Ebbene, questo è un numero significativo, noi siamo circa 360-370 docenti, significa avere una quota, un rapporto tra dottorandi e docenti che è attorno a 1 a 8, qualcosina anche meglio di 1 a 8, che è un valore molto significativo nel panorama nazionale. E l'altro punto che voglio sottolineare è che proprio per rimarcare l'importanza che per questo Ateneo ha la ricerca e hanno i programmi di dottorato, è stata istituita una scuola di dottorato ed è stato deciso già da un paio d'anni di celebrare con un momento simbolico il termine del dottorato. In questo siamo anche stati aiutati dalle regole del gioco che sostanzialmente rendono i diversi dottorati sincroni tra di loro, quindi è facilmente identificabile un momento in cui sostanzialmente gli esami finali sono terminati e quindi i ragazzi hanno conseguito il dottorato di ricerca. Una volta c'erano, questo Ateneo se ricordo bene, 18 dottorati, ognuno dei quali però aveva 2 borse, quindi erano molto più piccolini e sostanzialmente iniziavano in ordine sparso durante l'anno, quindi sarebbe stato anche molto più complicato organizzare un momento come questo. Ma al di là delle questioni organizzative, il valore vero è un valore simbolico, è il volere dire voi siete gli studenti, siete stati gli studenti
che sono arrivati in fondo al percorso di preparazione universitaria, passando prima da una laurea triennale, poi una magistrale, poi un dottorato di ricerca. A questo punto avete terminato la carriera di studenti, siete pronti per entrare in un mondo affascinante che è quello della ricerca. L'auspicio è che questo paese vi dia molte più di opportunità di quanto ha fatto nel passato e di quanto forse sta facendo oggi. A parole tutti dicono e sottolineano l'importanza della ricerca, dell'innovazione. Ecco, al di là delle parole poi servono i fatti. E i fatti significano sostanzialmente mettere risorse nel mondo della ricerca, che in Italia è principalmente pubblica, avviene nell'università, ma non solo, anche negli enti di ricerca, e attraverso una politica che aiuti il privato a investire nel mondo della ricerca. Qualcosa è stato fatto in termini di sgravi fiscali e di altre agevolazioni per chi vuole investire, ma è necessario proseguire su questa strada per dare un significato pieno non solo all'interno dell'Accademia, dove il titolo di dottore di ricerca è ormai indispensabile per chiunque voglia intraprendere questa meravigliosa carriera, ma anche nel mondo del privato, dove forse ancora oggi non si comprende appieno qual è il valore del titolo di dottore di ricerca, cosa che all'estero, nei paesi progrediti, a partire dagli Stati Uniti e gli altri paesi dell'Unione Europea con cui siamo tenuti a confrontarci ogni giorno, invece il significato di questo titolo è perfettamente compreso. Sono fiducioso che questo arriverà anche da noi. In fondo siamo stati tra gli ultimi paesi a introdurre il dottore di ricerca, il titolo di dottore di ricerca, il programma di dottore di ricerca in Europa. È vero che questo è accaduto tanti anni fa. Io sono stato dottorando del quarto ciclo. Oggi stiamo consegnando i diplomi al 28esimo e al 29esimo e siamo in piena fase di preparazione delle procedure per l'accreditamento del ciclo che dovrà partire con l'anno accademico prossimo, 17-18, che se non sbaglio sarà il 33esimo ciclo. Okay. Quindi sono più di 30 anni, sono 33 anni ormai che esiste il dottorato, ma voi sapete che certi fenomeni in Italia hanno bisogno di un tempo piuttosto lungo. Ogni tanto la politica italiana non è in grado di cogliere al volo qual è il significato vero di un'iniziativa che è scontata negli altri paesi con cui vogliamo confrontarci, ma sono certo che ci arriviamo. Nel mondo accademico ormai è uno standard, nel mondo del privato quello che si vede è che piano piano la cosa viene recepita e in questo la politica può fare molto. Sono molto felice di poter partecipare, no? Oggi insieme ad alcuni illustri dottori di ricerca di questo Ateneo. Qui abbiamo il coordinatore e il presidente della scuola di dottorato, che sono coloro che sostanzialmente mandano avanti i programmi del dottorato di ricerca, insieme a tutti i docenti, quelli che sono stati i vostri tutor, i vostri referenti, le persone che vi hanno insegnato questo mestiere. Ma sono anche contento che oggi sia presente il sindaco di Varese, che è presente sia perché il sindaco di Varese giustamente partecipa molto spesso, non posso che ringraziarlo, alle iniziative di questo Ateneo, ma anche perché è un nostro dottore di ricerca del 20° ciclo, dico bene, Davide, e per cui vuole testimoniare appunto attraverso la sua presenza l'importanza del dottorato. Complimenti a tutti quanti, siate fiduciosi. Apparentemente questo paese da poche occasioni, ma in realtà bisogna imparare a guardare un pochino più a fondo, non fermarci alla superficie, di occasioni ce ne sono tante, bisogna forse darsi un po' più da fare che altrove per scoprirle, ma le possibilità ci sono all'interno del mondo dell'Accademia e all'esterno. Sono veramente felice che l'Ateneo ormai abbia deciso di consolidare questo momento, perché secondo me dopo l'inaugurazione dell'anno accademico questo è il momento più importante della vita di un Ateneo, perché voi siete veramente la punta di diamante di quanto è riuscito a trasmettere alle nuove generazioni il nostro Ateneo. Complimenti a tutti.
io due parole come coordinatore della scuola di dottorato. Intanto vi voglio dire che cos'è la scuola di dottorato, meglio qual è il ruolo della scuola di dottorato. Il rettore lo ha già accennato. È chiaro che la scuola di dottorato è di recente istituzione, quindi è probabilmente presto per fare un bilancio dell'attività della scuola di dottorato, ma l'idea che anima i coordinatori dei corsi di dottorato, che fanno parte del consiglio della scuola di dottorato, credo che sia soprattutto quella di lavorare al confine, per così dire, cioè al confine delle conoscenze, cioè di avere delle iniziative trasversali tra dottorati di ricerca, cioè di far sì che le attività dei dottorati non siano chiuse all'interno di steccati, ma che questi steccati tradizionali vengano abbattuti, che ci possa essere una fertilizzazione tra discipline diverse, che ci possa essere incontro tra dottorandi di dottorati diversi che studiano discipline diverse. Penso che sia uno dei ruoli più importanti che la scuola debba avere, ci stiamo impegnando per questo e credo che alcune cose le abbiamo già messe in piedi quest'anno e negli anni precedenti. L'idea credo che sia quella di consentire ai futuri dottori di ricerca di avere non solo delle competenze specifiche, ma anche delle capacità specifiche, ma anche una mentalità più aperta, interdisciplinare. Penso che questi siano requisiti fondamentali per entrare in quello che è il mondo, per entrare e lottare, scusatemi, passatemi un po' la parola, in quello che è il mondo globalizzato della ricerca oggi. E le migliori idee di ricerca vengono spesso appunto dall'incontro di discipline e tematiche diverse. Il rettore ha detto poco fa che l'Ateneo ha grande attenzione per i dottorati di ricerca, tanto è vero che le risorse stanziate dall'Ateneo sono numerose. C'è il rettore poco fa 55 borse. Credo che io, come direttore della scuola di dottorato, non posso che ringraziare l'Ateneo per questo sforzo che profondo di finanziare le borse di dottorato, perché penso che sia veramente un'assunzione di responsabilità da parte dell'Ateneo, perché credo che il finanziare non solo la ricerca, ma finanziare, investire in coloro che la ricerca la faranno nel futuro, sia veramente un compito di responsabilità sociale per il paese. Si dice spesso che il paese non è in stagnazione e così via, no? Ma io credo fermamente che, ovviamente è un ragionamento che può fare un professore universitario, la politica magari è più breve, spesso, ma uno dei modi di uscire da questa situazione è quella di investire nelle nuove generazioni e nel futuro della ricerca, non solo nella ricerca che si fa adesso, ma in coloro che la faranno nel futuro. Innovazione e nuove idee sono il punto cruciale per uscire dalla situazione in cui si trova il paese. Quindi, cari dottori di ricerca, avrete una grande responsabilità. Ecco, voi rappresentate le migliori energie che escono dall'università e quindi siete una risorsa per il nostro paese. Del resto, passatemi, vorrei dire una cosa, insomma, finanziare dottorati di ricerca è oggi una scelta coraggiosa e ancora più coraggiosa è la scelta di coloro che decidono di iscriversi a un dottorato di ricerca. In un paese che destina a finanziamento di un torneo di golf più o meno lo stesso ammontare, correggimi se sbaglio, dei progetti di ricerca, del finanziamento dato ai progetti di ricerca di interesse nazionale, credo che in questo momento l'università, finanziando il futuro della ricerca, noi in particolare come Ateneo, finanziando il dottorato di ricerca, stiamo dando una prova di responsabilità veramente notevole, devo dire. Ecco. Tra l'altro la risposta a questo tipo di azione da parte dell'Ateneo, cioè l'incremento delle borse di dottorato, vorrei dire che ha anche un effetto virtuoso, cioè è il caso in cui l'offerta genera domanda. In che senso? Nel senso che abbiamo aumentato, l'Ateneo ha aumentato i finanziamenti del dottorato, ha le borse di dottorato e sono aumentate anche le domande di aspiranti dottori di ricerca.
i dati che mi sono fatto dare dicono che l'anno scorso abbiamo avuto oltre 300 domande. Questo vuol dire che accedere al dottorato comunque è un processo selettivo, quindi il dottorato di ricerca qui da noi seleziona i giovani migliori, insomma. Quindi non è solo un processo formativo quello del dottorato di ricerca, parte già da prima, è un processo selettivo. Voi siete quindi, voi dottori di ricerca che oggi proclamiamo, siete diciamo la punta di un iceberg, la punta, come diceva prima, dottore di diamante, perché siete passati prima attraverso la selezione, poi anche attraverso un processo di alta formazione. Vorrei fare qualche ringraziamento. In particolare a tutti i coordinatori che hanno collaborato alle livelli della scuola, allo staff e al personale della scuola di dottorato che ha organizzato, contribuito a organizzare questa occasione. Senza il loro lavoro non sarebbe stato possibile organizzarla. E poi vorrei ringraziare e congratularmi con i dottori di ricerca che oggi proclamiamo. Mi vorrei congratulare, sì, perché siete arrivati sicuramente alla fine di un percorso importante, ma mi vorrei congratulare per il coraggio che avete dimostrato, che spero continuerete a dimostrare. Coraggio dimostrato perché appunto avete dato la disponibilità a uno sforzo, quello di investire su voi stessi, sulla vostra formazione, che non è comune in questo paese e almeno non è così considerato in questo momento. Allora mi sono chiesto, prima di entrare qui, mi sono chiesto perché voi avete fatto questo sforzo così, insomma, di questa scommessa su voi stessi, questo investimento sul sapere. E consentitemi un po' di allora essere un po' aulico in questo modo e di tornare, voglio dire, a quello che noi, che il modo in cui il dottorato di ricerca viene è noto nei paesi di lingua anglosassone, che però è una terminologia latina, quindi noi, che noi abbiamo diciamo prestato come nel nostro, spesso nel nostro video di corso. Voi sapete che da noi il dottorato si chiama dottorato di ricerca, ma all'estero il dottorato è il titolo di dottore di ricerca è noto come filosofie doctor. E se uno, voglio dire, legge che cosa vuol dire che sono un filosofia doctor, è colui che può insegnare, insegna l'amore per il sapere. Questo è il significato dell'espressione latina. E quindi voi oggi vi venite proclamati appunto filosofia doctor, cioè diventerete coloro che potranno insegnare l'amore per il sapere, ed evidentemente l'amore per il sapere vi ha spinto a intraprendere questo percorso. Io mi auguro che l'amore per il sapere, per la costruzione di un nuovo sapere e la divulgazione, la diffusione del nuovo sapere sia quello che vi spingerà anche nel futuro. A questo punto direi che possiamo dare la parola al sindaco di Varese, il dottor Davide Galimberti. La cerimonia andrà avanti con le testimonianze di tre dottori di ricerca dei cicli precedenti che ci racconteranno le loro, appunto, le loro esperienze. Il primo è appunto il sindaco di Varese, dottore di ricerca in storia e dottrina delle istituzioni, ventesimo ciclo. Quindi sei tu il primo amante. Grazie a tutti, è ovviamente un onore e un piacere partecipare a distanza di 10 anni, ormai 10-11 anni dal conseguimento di quel titolo, e arrivo oggi sostanzialmente perché all'epoca non c'era una bella cerimonia come negli ultimi anni, ma è veramente un onore. È un onore perché questo titolo, al di là appunto del pezzo di carta che riceveremo quest'oggi, contiene una serie di fatiche fatte da tutti noi, dai nostri docenti che ci hanno accompagnato giorno dopo giorno nel raggiungimento di questo importante traguardo,
delle famiglie che hanno investito all'epoca sulla nostra conoscenza, sul nostro futuro, e direi dalla collettività che è dallo Stato e a cascata le istituzioni universitarie che credono, forse non abbastanza, come hanno detto il Rettore e il Professor Rocca, nell'investire nel sapere per far crescere il nostro Paese. Io ho fatto una tesi, io sono un giurista, sono laureato in giurisprudenza e faccio l'avvocato amministrativista, e ho fatto una tesi grazie appunto ai miei maestri, che sono docenti di questo Ateneo, il professor Sica in particolare, sulla responsabilità della pubblica amministrazione derivante da inerzia. Cosa vuol dire concretamente questo tema? Vuol dire, stiamo parlando del 2004, quando è iniziato appunto questo studio, vuol dire, come? Da leggere tutti. Esatto. Vuol dire sostanzialmente fare in modo, creare le condizioni perché all'interno di tutte le pubbliche amministrazioni, dal piccolo comune allo Stato, si creino le condizioni per rispondere in maniera efficace e tempestiva a quelle che sono le richieste dei cittadini e delle aziende. Oggi un paese è competitivo solo se riesce a rispondere alle esigenze che provengono da chi crede e vuole investire nel nostro paese. E in quello studio emergevano nel 2004, fortunatamente dal 2004 ad oggi, ci sono state delle evoluzioni normative, oltre che interpretative da parte della giurisprudenza, importante, che hanno fatto sì che il nostro paese, da una situazione di difficoltà, si sia portato verso appunto una modernità normativa e una maggiore efficienza proprio ai fini della competitività. All'epoca c'erano purtroppo delle cattive prassi amministrative, in alcune situazioni ci sono ancora, perché purtroppo non siamo ancora veramente competitivi, e poi aprirò una piccola parentesi sulla mia attuale esperienza di sindaco di questa città. Non eravamo competitivi perché purtroppo si presentavano i cittadini e le aziende, presentavano richieste agli interlocutori pubblici e non sempre avevano risposta. Voi pensate alla richiesta di attivazione, di apertura di un grande stabilimento finalizzato a garantire occupazione e posti di lavoro. Quella richiesta poteva rimanere ferma sul tavolo del dirigente, dell'ufficio tecnico, delle attività produttive per tempo. Fortunatamente, grazie al passaggio, all'evoluzione normativa e anche al lavoro interpretativo dei magistrati amministrativi, è stata istituita una sorta di responsabilità nei confronti di chi non è tempestivo e veloce nel rilasciare appunto questi provvedimenti che vanno nella direzione di rendere un paese sempre più competitivo. Questo studio e questa esperienza poi nell'attività di avvocato mi ha consentito anche di aprire questa parentesi pubblica, e questa parentesi pubblica di sindaco della città di Varese nasce dagli studi fatti all'interno di queste aule e all'interno della, ovviamente, mia attività professionale. Perché la volontà, e lo sto praticando, ovviamente con difficoltà. Io sono sindaco, non so se tutti lo sanno, da 11 mesi, poco meno di 11 mesi. La volontà è quella di portare quegli studi fatti e soprattutto modernandoli ovviamente rispetto al quadro normativo attuale, per far sì che effettivamente questa città possa essere un'eccellenza amministrativa all'interno del panorama delle pubbliche amministrazioni del nostro paese. È un obiettivo estremamente ambizioso, ma siamo sicuri e le prime indicazioni e i primi risultati ci sono. È un lavoro che nasce grazie all'esperienza e agli studi fatti qui, e quindi un augurio a tutti quanti i colleghi e soprattutto a tutti coloro che intraprenderanno nei prossimi anni questo importante percorso di formazione, è quello di poter mettere a frutto poi compiutamente quelli che sono gli insegnamenti che vengono recepiti all'interno appunto delle aule universitarie.
l'esperienza di sindaco consente e mi consente di rendere veramente pieno quello che ho maturato negli anni di formazione, mi consente di fare sperimentazione sul campo. Stiamo portando avanti un'attività di riorganizzazione del nostro comune che è frutto di quelle esperienze e di quegli input, e quindi è veramente con grande quasi commozione, insomma, aver avuto grazie a questa giornata, e per questo ringrazio il rettore, il professor Rocca e tutto il corpo docente, il professoressa Pozzo, per questa opportunità, perché in questi giorni, mentre preparavo il mio brevissimo intervento, ho ripercorso quello che è stata anche il momento che mi ha portato a diventare sindaco di questa città. E io penso che oggi sono appunto sindaco di questa città grazie anche a questa esperienza di dottorato che mi ha consentito di focalizzare quello che i cittadini, le aziende in un determinato momento storico della nostra città volevano maggiormente, ovvero persone in grado di nelle difficoltà, e nelle difficoltà soprattutto economiche, di poter rendere più efficiente quella che è la macchina amministrativa. Una macchina amministrativa che deve doverosamente diventare più efficiente nell'ottica di portare ricchezza, opportunità di lavoro e di ricerca anche sul nostro territorio. Ed è il motivo per cui, e apro una piccola parentesi scientifica, che noi, e lo dico spesso al rettore, ci confrontiamo spesso su questa tematica, siamo un territorio che grazie alle evoluzioni che si stanno verificando più o meno nella nostra area, penso ai confini, l'allargamento, diciamo, delle vie di trasporto verso la Svizzera e quello che sta accadendo nell'Interland milanese, ovvero gli importanti interventi, lo Human Technopole, il possibile trasferimento dell'Agenzia del Farmaco, rappresentano delle opportunità. Il fatto che Milano sia una capitale finanziaria importante, non solo del nostro paese, ma dell'intera Europa, anche per questo territorio, per questa università e per tutti noi e per tutti voi che avete fatto studi, soprattutto nel campo scientifico, possono veramente diventare una grandissima occasione di lavoro e di ulteriore approfondimento. Io l'ultima cosa che volevo dirvi è questa. Io per diventare sindaco non ho dovuto esibire il titolo, il diploma di dottore di ricerca, perché tra l'altro lo ritiriamo oggi, ma quello è un importante titolo che non serve solo per mostrarlo, inserirlo nel curriculum, ma quello che poi conta è quello che veramente si è appreso e si è maturato e si può spendere giorno dopo giorno all'interno delle aule di questo Ateneo e soprattutto nel mondo del lavoro. Quindi sarò sempre grato a questo Ateneo per le eccellenze che ci sono. Siamo una piccola università, ma visti i risultati scientifici nei diversi campi, da quelli ovviamente giuridici, perché ovviamente non posso che dire e citare per primo questo ramo, ma tutte le facoltà presenti e tutti i settori presenti, sono sicuro che veramente potremo affermarci ancora di più, non solo ovviamente nel mondo accademico, ma essere interlocutori importanti anche rispetto alle evoluzioni e le trasformazioni che questi territori del nostro paese sta subendo e si stanno verificando. Quindi grazie, grazie di cuore e in bocca al lupo soprattutto a tutti voi. Una cosa, tu giustamente parli dell'efficienza della pubblica amministrazione e sai benissimo quanto sia difficile e sfidante cercare di portare dei concetti di efficienza e razionalizzazione all'interno della pubblica amministrazione. Anche l'Ateneo è una pubblica amministrazione, quindi anche qui, e uno dei motivi principali è una giungla normativa che sembra fatta apposta per complicare la vita a tutti. Una delle piccole cose che siamo riusciti a fare in questi anni, ma che dà molto il senso, è il consegnare i diplomi di laurea al momento dell'esame di laurea.
Ormai sono 2 o 3 anni che lo facciamo, siamo stati tra i primi in Italia a farlo e ovviamente siamo partiti dalle lauree dove, come dire, il problema era molto maggiore. Adesso vogliamo e siamo arrivati anche ai diplomi di dottorato, quindi in questa occasione consegniamo i diplomi di dottorato e ovviamente dobbiamo recuperare, come per le lauree, il tempo perso. Quindi con estrema soddisfazione adesso ti consegno il tuo diploma di dottorato. Grazie. Adesso abbiamo altri 2 interventi di 2 nostri dottori di ricerca. Primo è quello della dottoressa Valentina Rosio, dottore di ricerca, grazie, in fisica e astrofisica. Prego, dottoressa. Volevo innanzitutto ringraziare per l'opportunità che mi è stata data di fare questo intervento. E io invece mi sono dottorata giusto l'altro ieri in fisica e mi sono trovata ieri sera a pensare a che cosa avrei detto oggi e quindi a fare un po' un bilancio di quello che è stata la mia esperienza di questi ultimi 3 anni. E quindi vorrei proprio parlarvi di quello che ha significato per me il dottorato e delle motivazioni, delle speranze che mi hanno portato a intraprendere questa scelta che, vi anticipo, mi hanno, diciamo, pienamente soddisfatta e appagata. Vorrei condividere la mia esperienza perché è un po' inusuale, soprattutto in campo che è quello della fisica, come è già stato accennato da altri, quindi soprattutto è inusuale qui in Italia, perché, diciamo, dopo la laurea magistrale i miei compagni di corso fisici si sono divisi tra chi voleva continuare a far parte del mondo accademico e quelli che invece volevano quindi dirigersi verso il mondo delle aziende. Quelli che hanno continuato hanno quindi intrapreso il dottorato di ricerca e per un domani rimanere, diciamo così, a gravitare attorno al mondo universitario. Io invece ho pensato che la carriera universitaria non faceva per me, però un po' volevo, diciamo, proseguire la mia formazione per quell'amore di conoscenze di cui si parlava prima e poi perché pensavo che l'università non mi avesse dato tutti gli strumenti e le competenze che potevo avere per dirigermi subito nel mondo, diciamo così, lavorativo. Per cui mi sono iscritta al dottorato con questa speranza di poter imparare cose nuove che non avevo imparato prima, che mi avrebbero poi aiutato ad applicare e sfruttare nel ambito che è sì di ricerca e sviluppo, ma in ambito aziendale. E quindi quello che, diciamo, può sembrare un po' un controsenso, soprattutto qui in questi tempi, però vorrei portare in questa testimonianza che invece questo è possibile, non è un controsenso. Certo è che bisogna trovare anche le occasioni e le persone giuste. Infatti dopo aver saputo di aver passato l'esame ho fatto il giro di tutti i vari laboratori di fisica dell'Università degli Insubria e ho trovato finalmente il gruppo di ricerca che rispondeva a queste mie esigenze. Il gruppo di ricerca di quello che poi è stato il mio relatore, Massimo Caccia, che è qui adesso. Lui è una persona che ha molta passione nel lavoro, la sa trasmettere ed ha un approccio a fare ricerca molto diverso rispetto a quello usuale. Ovviamente si punta a fare un lavoro di alta qualità scientifica, ma è orientato e guarda anche a quelle che sono le ricadute tecnologiche del lavoro di ricerca. E quindi grazie a Massimo che io ho potuto durante il mio dottorato avere a che fare e collaborare con molte aziende. Infatti, se è vero che solitamente le aziende non considerano come valore aggiunto il dottorato, è anche vero che quelle aziende che invece sono disposte a collaborare con le università hanno un modo di vedere le cose diverso e quindi sono più predisposti a capire, ad apprezzare il valore di un dottorato di ricerca. E infatti, una di queste aziende
con cui ho collaborato, un'azienda di ingegneria elettronici, sono di progettazione elettronica per dei sistemi di diciamo così, di fisica nucleare all'avanguardia. Mi hanno chiesto al fine del dottorato di mi hanno offerto un posto di lavoro. Quindi queste persone non a caso sono appunto tre ingegneri elettronici, ma sono anche dei dottorandi in fisica, hanno svolto il dottorato in ingegneria elettronica, per cui hanno apprezzato e capito l'importanza di fare un dottorato. E quindi diciamo, quali sono in realtà queste capacità che riusciamo ad acquisire in questi tre anni di duro lavoro, ma anche di soddisfazione? Sono tutte queste conoscenze che sono sì relative al proprio ambito di ricerca, quindi varie nozioni teoriche e capacità più tecniche per analizzare e avere un lavoro di un certo rigore, di una certa qualità, ma sono anche, di come si parlava prima, tutto quell'insieme di competenze trasversali rispetto al proprio campo, che fanno sì che non ci si specializzi troppo, non ci si focalizzi troppo su quello che è il nostro punto di partenza, ma anzi ci permettono di aprire nuove strade, nuovi orizzonti. E quindi, infatti, lo scopo del dottorato è giusto quello di riuscire ad avere una certa autonomia nel lavoro e di riuscire a presentare quello che è il lavoro originale. E quindi per fare questo non bisogna rimanere chiusi sulle proprie convinzioni, ma bisogna aprirsi, diventare più intraprendenti e guardare il mondo a 360 gradi. E questo guardare il mondo vuol dire sia interessarsi anche ad ambiti di ricerca che sono diversi dal proprio, cosa che ci è sempre stato fatto, che sia stato suggerito di fare scegliendo i vari corsi di dottorato, per acquisire vari crediti relativi al dottorato. Altro modo per vedere il mondo a 360 gradi è anche quello proprio fisicamente di viaggiare, iniziare a collaborare, a lavorare con persone di culture diverse, paesi diversi. E, per esempio, un modo per eccellenza di fare questo sono tutte le occasioni in cui ci si confronta, c'è uno scambio di idee, come le conferenze. Conferenze che richiedono anche altre capacità, che sono per esempio quelle di scrivere articoli, fare delle presentazioni o come adesso per esempio parlare di fronte a una platea, spiegare il proprio lavoro in modo semplice, chiaro, ma dettagliato e preciso. E io sono molto soddisfatta perché durante il mio dottorato sono riuscita a fare tutte queste esperienze. Ovviamente in questi anni non ci sono state solo rose e fiori, ma ci sono stati anche dei momenti un po' di difficoltà, sconforto, sia a livello proprio tecnico di lavoro di ricerca e a volte anche magari a livello personale. E ancora una volta sono stata molto fortunata perché comunque ho trovato delle persone che anche dal punto di vista umano mi hanno saputa spronare ad andare avanti, a fare sempre meglio, mi hanno saputa aiutare in questi momenti a superare le difficoltà con grinta e inventiva. E quindi per tutti questi motivi sono convinta comunque che il dottorato sia un'esperienza che arricchisce sia il proprio bagaglio culturale, ma che anche proprio la propria personalità, il proprio animo. E quindi sono convinta che sia il dottorato proprio un valore aggiunto, anche nel caso in cui poi, come nel mio, si voglia andare verso aziende innovative, dinamiche, che quindi puntano sulla ricerca. E quindi il dottorato è proprio uno strumento che aiuta ad allenare la mente e a lavorare in modo autonomo e creativo. Grazie. Grazie. E adesso l'intervento del dottor Federico Nicoli, dottore di ricerca in medicina e scienze umane. Dottore, prego. Grazie Rettore, grazie anche al direttore della scuola di dottorato, grazie ai professori e grazie soprattutto al mio tutor, al professor Picozzi. Io ho fatto il 28° ciclo, quindi esattamente ho iniziato dieci anni dopo. La mia esperienza, innanzitutto la possibilità di poter parlare e chiarire e condividere appunto la bellezza di questi tre anni
ha un valore aggiunto e appunto grazie per avermi dato questa possibilità di parlare. Cos'è stato il dottorato per me? Inizialmente io mi sono iscritto pensando che il dottorato fosse una scatola vuota da poter riempire liberamente, quindi avevo l'idea che solamente la tesi dopo 3 anni era doverosa. E in realtà iniziando a studiare all'università, iniziando a studiare nel dipartimento, iniziando appunto ad imparare dal tutor, dal professor Picozzi, essenzialmente l'idea di provare a delineare una nuova professione in ambito ospedaliero, pian piano, con i mesi di lavoro, è cresciuta sempre di più in me. E quindi adesso è giunto il momento di dirvi di cosa mi occupo. Io mi occupo di etica clinica. Etica clinica è quell'ambito di ricerca, è quell'ambito della bioetica, che ovviamente si occupa delle questioni etiche a letto del malato. Quindi all'eticista si rivolgono medici, infermieri, operatori, pazienti, familiari, che hanno un dubbio di natura etica in merito a una pratica clinica. E quindi, iniziando a studiare questo interessantissimo ambito di ricerca, durante il primo anno, il secondo anno sono preso bambina e moglie, e abbiamo trascorso 6 mesi a New York, in uno dei più grandi centri di ricerca, all'Austin Center, e uno dei più grandi centri ospedali dove appunto questo servizio è attivo già da una 30 anni, che è Mount Sinai Hospital in New York. E dopodiché l'ultimo anno l'ho frequentato in un hospice, in quanto io in particolare mi occupo di etica clinica, ma di etica clinica rispetto al fine vita. Lì ho scritto la tesi in inglese. Io mi sono dottorato esattamente il 1° aprile dell'anno scorso. Dopo 15 giorni ho avuto il colloquio con il direttore generale dell'ospedale e il 1° giugno ho aperto una delle poche esperienze in Italia, che è appunto il servizio di etica clinica in ambito ospedaliero. La mia formazione è filosofica, quindi ci sono pochissimi autori che parlano della presenza del filosofo in ospedale, però effettivamente con il dottorato, con la possibilità di andare all'estero, offertami appunto all'università, e con i consigli, la pazienza del professor Picozzi, noi siamo riusciti ad aprire a Brescia, in Domus, in un centro dove c'è l'ospice e alcuni dipartimenti di abilitazione, il servizio di etica clinica. E da qui ovviamente c'è un onere e un onore, nel senso che da una parte c'è una, diciamo, gioia di aver essere riusciti a conseguire il titolo e arrivare ad aprire il servizio, e dopodiché dal 1° aprile in poi c'è stata una collaborazione col neonato centro di ricerca in etica clinica del Dipartimento di Biotecnologia e Scienze della Vita. E questo bilanciamento un po' è la natura dell'etica clinica, no? Che al contempo è etica e al contempo è clinica. Quindi al contempo l'eticista o il bioeticista deve avere e deve vivere nella realtà ospedaliera, in quanto i casi possono vivere solo nella realtà ospedaliera, e d'altro canto ha bisogno di un centro di ricerca appunto per verificare, appunto per approfondire le tematiche vissute realmente in ambito ospedaliero. E da qui ovviamente col CREC, col centro di ricerca in etica clinica, si è riusciti l'anno scorso a entrare anche nel board delle ACME, di questa associazione europea che riunisce tutti i centri di etica clinica d'Europa. Quindi abbiamo la presenza dell'Università degli Insubri anche nel board di questa associazione, che è un po' il core europeo dell'ambito nel quale si opera. Si è entrati nel comitato etico, in questo caso la provincia di Brescia, e si continua a sviluppare un discorso di ricerca, di pubblicazioni con questo centro di ricerca in etica clinica. Queste sono le cose appunto dovute, e adesso vediamo un po' le cose personali, perché ovviamente è anche un piacere essere qua. Cosa devo dire?
Primo, i 3 anni sono stati, dal punto di vista formativo, i più bei 3 anni di tutto quanto la mia carriera universitaria. Io ho 2 lauree, il master e adesso il dottorato. Secondo, è chiaro che al contempo uno trova difficile inizialmente l'attività di ricerca. Ecco, è chiaro, e se ne accennava prima, è chiaro che c'è una responsabilità nostra nel cercare, nel trovare le persone giuste, nel crescere, nell'impegnarsi, day by day. Però è chiaro che ci deve essere anche una corresponsabilità, una relazione, affinché noi, no, si possa a un certo punto riuscire a riverberare e a trovare senso appunto in un lavoro futuro rispetto al dottorato di ricerca. Quindi io ringrazio tutti voi, ringrazio della possibilità offertami 4 anni fa e ringrazio per questa possibilità. Buona giornata. Grazie. Allora adesso procederemo con la consegna dei diplomi ai dottori di ricerca del 20° e del 29° ciclo. Ecco qui la lista. Diplomi, ovviamente. Allora, inizieremo a chiamare i dottori di ricerca del 28° ciclo, del 27° ciclo, chiedo scusa, sono giunti anche che non erano presenti l'anno scorso. Botta Fabrizio, dottore di ricerca in storia e dottrina delle istituzioni, ritira il suo complimenti dottore. Civilini Emanuela, dottore di ricerca in filosofia delle scienze sociali e comunicazione, SIMBOR. Laura, dottore di ricerca in biologia cellulare e molecolare. Passate di qua, passate di croma. Sì, perché se no venite di spalle, quindi poi quando vi rivedete nella registrazione. Vecchi Francesca Alessandra, dottore di ricerca in farmacologia clinica e sperimentale. Passiamo al 28° ciclo. Barbiero Isabella, dottore di ricerca in neurobiologia. Linda Rossetti Simona, dottore di ricerca Linda Rossetti Simona, dottore di ricerca in biologia cellulare e molecolare. Bondi Eter, dottore di ricerca in neurobiologia.
D'Angelo Maria Luisa, dottore di ricerca in biotecnologie. Donadini Marco Paolo, dottore di ricerca in farmacologia clinica e sperimentale. Fulgaro Nicoletta, dottore di ricerca in scienze dottore di ricerca in scienze ambientali. Gorla Riccardo, dottore di ricerca in fisiologia sperimentale e clinica. Imperiali Francesca Guia, dottore di ricerca in fisiologia sperimentale e clinica. Lonoce Ilaria, dottore di ricerca in astronomia e astrofisica. Dottore di ricerca in astronomia e astrofisica. Motta Paolo, dottore di ricerca in analisi, protezione e gestione della biodiversità. Nicoli Federico, dottore di ricerca in medicina e scienze umane. Pellegrini Silvia, dottore di ricerca in medicina sperimentale e oncologia. Pozzi Fabio, dottore di ricerca in chirurgia e biotecnologie chirurgiche. Guazza Emanuela, dottore di ricerca in medicina e scienze umane. Passiamo adesso ai dottori di ricerca del 29° ciclo. Sì. Per questi dottori di ricerca in alcuni casi è prevista la LODE, cambiata la normativa dal 29° ciclo, e quindi alcuni dottori di ricerca del 29° ciclo sono stati proclamati con LODE, hanno conseguito il titolo con LODE. A questi dottori di ricerca, oltre alla pergamena, verrà consegnata anche una medaglia
dell'Ateneo. Non è di metallo prezioso, quindi vedevo le persone entusiaste della medaglia. Non è di metallo prezioso, è un a Rosio Valentina, appunto, che è dottore di ricerca in fisica e astrofisica, con lode. Azzi Lorenzo, dottore di ricerca in biotecnologie, bioscienze e tecnologie chirurgiche. Baesso Barbara, dottore di ricerca in biotecnologie, bioscienze e tecnologie. Chirurgiche. Sì, Balzaretti Riccardo, dottore di ricerca in biotecnologie, bioscienze e tecnologie. Bassani Barbara, dottore di ricerca in biotecnologie, bioscienze e tecnologie chirurgiche. Bianchi Davide, dottore di ricerca in informatica e matematica del calcolo. Bounasser Edine Farah, dottore di ricerca in medicina sperimentale e traslazionale, con lode. Brignoli Maria Laura, dottore di ricerca in scienze chimiche e ambientali. Complimenti. Ciocca Federica, dottore di ricerca in fisica e astrofisica. De Grandi Roberta, dottore di ricerca in medicina sperimentale e traslazionale, con lode. Congratulazioni. Diamante Daria, dottore di ricerca in scienze chimiche e ambientali. Complimenti.
Girardello Rossana, dottore di ricerca in biotecnologie, bioscienze e tecnologie chirurgiche. Libera Laura, dottore di ricerca in medicina sperimentale e traslazionale. Ricerca in medicina sperimentale e traslazionale. Martellato Daniele, dottore di ricerca in biotecnologie, bioscienze e tecnologie chirurgiche. Moccia Nicoletta, dottore di ricerca in diritto e scienze umane, con lode. Lucia, dottore di ricerca in informatica e matematica del calcolo. Congratulazioni. Novara Paola, dottore di ricerca in informatica e matematica del calcolo. Pessina Chiara, dottore di ricerca in medicina sperimentale e traslazionale. Ponzellini Veronica, dottore di ricerca in diritto e scienze umane, con lode. Dottoressa, congratulazioni. Rizzardi Alessandra, dottore di ricerca in informatica e matematica del calcolo. Rovelli Sabrina, dottore di ricerca in scienze chimiche ambientali, con lode. Pamela,
dottore di ricerca in medicina clinica sperimentale e medical humanities. Tramalin Marco, dottore di ricerca in medicina sperimentale e traslazionale. Vailati Facchini Sofia, dottore di ricerca in scienze chimiche e ambientali. Gini Elisabetta, dottore di ricerca in biotecnologie, bioscienze e tecnologie chirurgiche. Zamberletti Alessandro, dottore di ricerca in informatica. Bene, abbiamo terminato e quindi vi ricordo ai dottori di ricerca che possono recuperare anche il tubo dove mettere il diploma, ma non è un invito a riporlo nel tuo esame, ma giusto dirlo correttamente. E poi ci sarà un piccolo rinfresco al piano di sopra del terreno, che forse per il quale forse siamo un po' in anticipo, ma se accendete. Grazie.